Buongiorno, andiamo a vedere com'è la ruota questa mattina. Oggi abbiamo solo un matrimonio da fare. Non è scesa tanto come gli altri giorni, a dire la verità, sembrava più brutta. Questa mattina facciamo colazione con il buon dì che mia madre mi ha mandato dall'Italia. Oramai manco più la macchina, mi vuole far sapere la pressione delle gomme. No, 12, eccola qua, 12, che bella. Siamo dal gommista. Oh, $1,000, wow, è pieno di soldi. Alla fine poi ho fatto la bucatura perché il meccanico che dovevo andare stamattina, che ieri l'ho chiamato e gli ho ordinato la ruota, si è dimenticato di ordinare la ruota. Anche qui in America esistono la gente che non fa il proprio mestiere. È strano perché poi questo è messicano, io ci vado sempre, faccio, dico, bah, secondo me sta pieno di lavoro. Comunque ho fatto la bucatura perché poi alla fine questo qua ha detto no, fa la bucatura. Quindi sulla stessa ruota ho due bucature, sta ruota sarà piena di bucature. Però mi ha fatto risparmiare $150 perché questo veniva a fare solo una gomma. Eventualmente ci metto un po' più di chilometri su sta macchina e ce le cambio tutte e quattro. Eccoci qua, iniziando la nostra giornata alla pompa di benzina, la nostra giornata lavorativa. Oggi abbiamo matrimonio, vi porteremo nel nostro matrimonio. Ho fatto più matrimonio che un prete. Pranzo di oggi, hamburger, molto plain. Numero del tavolo 71, l'uomo di merda che sono io. Grab burger vicino casa. Oggi non abbiamo voglia di pensare, sistemare né niente, si mangia e basta. Lo sapete che c'è Lidl anche qui in America? E mo ci entriamo dentro a vedere com'è fatto il Lidl americano. Io il Lidl in Italia non me lo ricordo, non so se ci sono mai andato sinceramente, quindi ditemi voi se è uguale al Lidl europeo. Comunque vendono veramente cose buone, tipo c'è il pane che ogni tanto mi prendo qua, che è veramente buono, italiano. Alcune cose sono veramente molto molto buone, europee, italiane, eccetera. Abbiamo preso l'ape. Bella giornata oggi rispetto a ieri. Moltissimo bella. Sofia se n'è uscita con una domanda in cui io non so la risposta. Per i nostri amici siciliani. Sofia, qual era la tua domanda? Che? Qual era la tua domanda, quello che mi hai chiesto prima? L'arancini? Che significa? Che significa arancini? Vai, che fa significa la domanda. Arancini? Cosa significa arancini, ragazzi? Spiegatelo alla ragazza qua, vai! Sì. Tutti i siciliani qua sotto! Ciao! Ragazzi, praterie americane come sempre, perché i matrimoni più belli si fanno nelle praterie americane. Ci mancano 3 minuti, sinceramente non ho proprio idea di dove stiamo andando. Sofia mi ha detto che è dentro una casa di uno, quindi non è un venue, è in una casa. Vedremo un pochettino di che case parleremo. Enjoy. Ragazzi, questo mi assomiglia il matrimonio che facemmo la settimana scorsa sotto sti capannoni enormi. Guardate che figo. Proprio proprio bello. So, ricapitolando, questa è una casa, hanno 22 ettari di terreno, che non so, ma è grande. E ora vi faccio vedere come si sono sistemati, molto bello, sono geloso per loro, veramente, è molto molto figo. Ecco come abbiamo sistemato l'ape, tra un po', oggi abbiamo bruschetta, insalata e pizza, qua abbiamo il beveraggio. Qua abbiamo l'alcolicaggio, qua abbiamo la spazzatura, qua c'è il vino, la torta, dove ballare, Sofia che parla, veramente, veramente molto bello. Questo è uno dei matrimoni, secondo me, organizzati fuori più belli che abbia mai visto, che ci sono mai stato, che di solito si li vedi, però che ci sono stato, buh, guardate che figo. Veramente figo, c'è il DJ e il punto bello è che loro si sposano là,
c'è là, c'è tutta la cerimonia, eccetera. E poi le persone sedute al tavolo vengono qui e un pochettino ti dicono dove si vanno a sedere i vari tavoli. Fai la foto, c'è anche il fatto là dello sparkly. Che figo! Cioè, guardate come hanno organizzato bene. Veramente, veramente figo. E questa è casa di uno. Lui abita là sopra sulla montagna. Questo è tutto suo, questo è tutto della sua proprietà. Questo non è né un parco né una villa, cioè è una villa sua. Siamo a un'ora e mezza da Atlanta. Abbiamo i bagni, quelli là bianchi là, i vari ventilatori. C'è il capannone per il circo. Sicuramente gli è venuto a fare, secondo me, un 25-30 mila dollari. E parliamo di una cosa non costosa. Perché tipo un matrimonio che andammo una volta, loro ce lo dissero, che spesero 100.000 dollari per il loro matrimonio. Questa era prima che io facevo i video vlog, quindi purtroppo non ve li ho potuti far vedere. Ma molto molto figo. Ora faccio un po' di foto da mettere su Instagram, perché la petta è proprio sexy laggiù. Sofia che fa la bruschetta, guardate. È buona. È buona questa bruschetta. Grazie, grazie. L'insalata è pronta. La gente sta arrivando, si sposano tra un pochettino, vi faccio vedere. Il prete sta là, il prete nero. Eccolo. Vi faremo vedere tutta la cerimonia, ragazzi, non vi preoccupate. Questo è il matrimonio dell'anno. Guardate la gente che scende, ve la faccio vedere. Vado dietro l'ape, sta qui, eccola qui. La gente che scende. Ok, c'è l'ingresso delle damigelle. C'è la sposa là dietro. Molto molto figo. Sono tutte belle tranne una. Perché fanno così? Ecco che arriva la sposa, ragazzi, accompagnata dal padre e dalla madre. Ok, prete. Wow, che dolcezza. Thank you, Christian. We're here today. Siamo oggi riuniti per celebrare il matrimonio. Graham, when you first entered into your lifelong partnership. Si sono sposati. Ragazzi, è durato 9 minuti, veramente molto 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 veloce, 9 minuti il totale. Ah, con il cane. Oh, che fighi. Dove vanno adesso? Vai, ora noi qua dobbiamo lavorare oggi. Praticamente oggi come funziona? Abbiamo la bruschetta e l'insalata. Prima si danno bruschetta e insalata e poi dopo loro vengono, mettiamo la pizza su questi piatti, 5 persone alla volta. Siamo io e Sofia, in un'ora ce la dovremmo fare. Il prete si è cambiato i vestiti e è diventato una persona normale. Da prete è invitato, wow. La nostra bruschetta ha fatto scalpore. Se la stanno mangiando come non mai. Sofia, come hai fatto questa bruschetta? Raccontaci. Con il parmigiano. Parmigiano, poi? Parmigiano. E pomodoro. Of course, poi? E ajo. Garlic, aglio. Aglio, come si dice? Ah, olio. Olio e un po' di basilico. Un po' di basilico, fai vedere, e sale. E sale, vai, fai vedere dentro com'è fatta. Apri, 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 veloce. Veloce, rapida, rapida, vai. Non ti emozionare. Wow. Noi ragazzi abbiamo finito. Ce ne stiamo andando. La gente ha mangiato tutto.
Eccola là la sposa, gli sposi. Da buon napoletano io ho capito che nella spazzatura ci sono soldi. E un altro business del nostro business è quello di prendere la spazzatura a casa delle persone e buttarla nella mia spazzatura. Eh? Questi napoletani che cosa fanno per fare soldi? Questa è pesante. Questa è pesante. Ok, io metto la spazzatura sul camion. Ciao. Stiamo lasciando il posto con l'ape e la spazzatura. Ragazzi, nella spazzatura ci sono soldi. It doesn't matter if you are in Italy, Afghanistan, spazzatura is gold, vero? Sì. Sì, spazzatura is gold. Con Sofia abbiamo deciso di prenderci delle donuts. Questo posto è aperto 24 su 24. Questi quattro stanno di fronte a me da una vita. Non so se ordineranno mai o chi lo sa. Siamo fuori, ho la mia donuts. Abbiamo il posto tutto per noi. No, questo è un altro posto che ci prendiamo. Vai, mettiamoci qua. Allora, Sofia, che ti sei presa tu? Questa manco i tovaglioli mi ha dato, questa latrina. Lei con la crema, io con la Nutella. Ragazzi, io non ho... ci provo. È così, allora ci tengo la mano. Tengo la mano qua, come faccio? Ah, ok. Nutella. Buon appetito. Buon appetito. Ora ciao davvero, è stato un piacere, ciao. Ciao.